Oggi volevamo mettere a confronto due regioni, due pratiche di governo, due modi proprio di concepire quella che può essere una proposta politica. E mi sembra che effettivamente, pur non avendo appunto la presenza del presidente Cota, abbiamo potuto confrontare quello che è stato portato da Nichi con appunto quelle che sono le pratiche di governo con l'assessora Porchietto. Credo che da oggi, indipendentemente appunto da quelle che sono le posizioni, sia emersa però molto evidente sia la concretezza, che quindi la politica può essere anche concreta, e anche la passione. Avete visto sulle mappe pubblicate dai giornali che la Puglia è all'ultimo posto della classifica per quanto riguarda la spesa per il Consiglio regionale. Noi spendiamo meno della metà di quanto spende il Piemonte, di quanto spende una qualunque altra regione d'Italia. Nel rapporto dell'investimento pro capite della spesa per le attività siamo a 18 euro per cittadino, si arriva a diverse migliaia di euro per cittadino nelle altre regioni. Quindi noi non soltanto abbiamo già adoperato un criterio di austerità, ma io vorrei ricordare qualche piccolo elemento di differenza. Io ho commissariato per esempio tutti gli ADISU, cioè le agenzie per il diritto allo studio, che erano con consigli di amministrazione di 18 membri l'uno, tutti stipendiati, inclusi i rappresentanti degli studenti, e ho fatto un'unica agenzia regionale senza, diciamo, organismi pletorici salariati. Ho da 8 anni commissariato gli IACP, gli istituti autonomi case popolari, e non ho mai fatto entrare la politica o i consigli di amministrazione per un'opera gigantesca di risanamento di enti strutturali di spreco. E vorrei anche aggiungere che tutte le aziende partecipate della Regione Puglia io le ho prese tutte in una condizione vicina al default e le ho portate tutte in una condizione di ripatrimonializzazione di attivo. Cito due esempi: l'acquedotto pugliese, che è uno degli acquedotti più grandi del mondo, quest'anno ha chiuso con un attivo di 42 milioni di euro, hanno chiuso in attivo gli aeroporti di Puglia, che sono una società, diciamo, interamente partecipata dalla regione. Ho preso una regione con 3 miliardi di euro di debito consolidato storico e l'ho dimezzato in 5 anni, come riconoscono anche le agenzie di rating internazionale. Insomma, credo che chi intende mettere tutti nello stesso mazzo ha un disegno politico che non è quello di raccontare per intero la verità. Io credo che oggi ci siano delle situazioni che vanno oltre il fatto di essere classificati di destra o di sinistra, di centrodestra o di centrosinistra, e credo che oggi i presidenti delle regioni, a prescindere dall'appartenenza politica, debbano avere alla base quel senso di responsabilità e senso delle istituzioni, che una connotazione personale nulla c'entra comunque con l'appartenenza ad un partito. Amministrare a destra una regione, amministrare a sinistra, vuol dire un cambiamento in diverse politiche sociali, industriali. E in questo confronto Monica Cerutti ovviamente tifa per Vendola perché è il presidente del suo partito, ma non possiamo non sottolineare come la crescita della Puglia in questi anni sia stata straordinaria e come le politiche pugliesi, anche con un po' di furbizia, ricordava il presidente Vendola quella del film di Ferzan Ospetek, Mine Vaganti, che ha avuto uno strapitoso successo negli Stati Uniti, finanziato dalla Film Commission, girato a Lecce, ha portato all'aumento nell'anno successivo dell'80% del numero dei turisti americani. Anche se il turismo non è la sola risposta, ci sono anche tutti i pezzi che la Puglia sta facendo in tanti comparti diversi, dalle biotecnologie, non tanto biotecnologie pratiche quanto quelle che aiutano a sviluppare brevetti che poi producono o fanno produrre in altre regioni altri prodotti o processi, passando per gli antichi mestieri o la rivalutazione dell'agricoltura in senso qualitativo. Quindi una regione è un modo di governare da cui sicuramente bisogna guardare per trarre ispirazione, magari anche per qualche governo del Nord Italia.
Oggi più che andare a ragionare su cosa può fare uno, cosa può fare l'altro, io credo che vada ragionato in modo attento e puntuale cosa possono fare delle regioni insieme che hanno anche delle caratteristiche industriali e sedi di imprese a scavalco delle due regioni. Quindi penso che questa possa anche essere una proposta interessante che abbiamo già fatto alla campagna con la quale stiamo collaborando, che si può fare chiaramente anche con la Regione Puglia, con la quale più che fare un confronto e una competizione penso che sia fondamentale una collaborazione. Un libro come questo ha il problema di essere sempre un libro da aggiornare perché ciò di cui si parla è in continua evoluzione. Però credo che superato appunto il trauma del primo libro, molto probabilmente ci sarà anche il secondo.